Siamo qui oggi con Adrian, Leo Ortolani e Luca Perri. Vi chiedo a quale target si rivolge il libro? Chi vuole rispondere? A tutti i target possibili e immaginabili, ovviamente no, in realtà è abbastanza concepito come un crossover, quindi l'idea era rivolgersi con un linguaggio che piacesse anche ai più giovani, ma che con tutti gli easter egg, le citazioni, nerd, eccetera, potesse in realtà far tornare giovani chi è un attimo più maturo, mettiamola così. Adrian, visto il tuo impegno nell'attualità, è stata tua l'idea di creare un personaggio a gender e se sì, perché? Ci abbiamo ragionato insieme in realtà e io credo che sia molto importante anche per riuscire a non solo coinvolgere tutte le persone, però anche a mostrare come in realtà questo libro, così come le intenzioni, che sono prodotto della cultura che è già cambiata. Quindi non è che noi stiamo aggiungendo qualcosa per tanto quanto per cambiare qualcosa, quanto noi riflettiamo un cambiamento che è già presente. Per cui è, secondo me, un modo molto più felice di guardare le cose, perché noi vediamo intorno a noi tantissime persone che già stanno vivendo questo cambiamento in meglio, in inclusività. Io invece volevo farvi una domanda, diciamo, un po' più filosofica, decidete voi poi chi si sente di rispondere. Secondo voi perché l'uomo è affascinato, diciamo, dall'idea di voler esplorare lo spazio? Chi vuole rispondere? Leo. Ma perché è nella sua natura, perché lo spazio è là e quindi devi andarci per forza, cioè non ti puoi fermare, perché se ti fermi vuol dire che muori già. E l'uomo vuole vivere, per cui deve esplorare per forza. Come il capitano Kirk, quando c'era la parete di... Perché l'hai scalata? Perché era lì. Cioè, ma è una risposta che viene data anche da Kennedy quando fa il discorso, perché andiamo sulla Luna? Perché lì. Cioè, la natura dell'uomo è questa. Capito. Ultimissima domanda. Negli ultimi tempi si sta parlando, diciamo, di turismo spaziale. Molti colossi dell'high-tech vogliono, diciamo, intraprendere questo progetto del turismo spaziale. Voi cosa ne pensate? Uno spreco oppure un progetto che si può considerare, diciamo, ambizioso? Chi vuole rispondere? Appassionati di spazio, uno spreco non te lo diranno mai, però diciamo che è un modo probabilmente per portare lo spazio un po' più vicino a tutti e non solo a un'elite, perché comunque gli astronauti, cioè, sono poche centinaia, e quindi la speranza è che, così come una volta era un costo spropositato attraversare l'oceano col Titanic, poi soldi non ben investiti, però voglio dire, dovevi investire tutti i risparmi di una vita per fare quel viaggio, adesso puoi fare quel viaggio con, diciamo, pochi soldi rispetto a quelli di una volta. E quindi la nostra speranza, almeno la mia personalmente, è che tra 20 anni possa costare quanto, un viaggio di nozze andare nello spazio. E considerando che tutti gli astronauti che vanno nello spazio poi ritornano molto più consapevoli di quanto sia necessario collaborare sulla Terra, perché l'hanno vista lì come un'oasi di vita sperduta nel buio cosmico, più gente avrà questa sensazione per me e meglio sarà. Quindi io la vedo in fondo come una buona cosa. Va bene, allora vi ringraziamo e mi raccomando, acquistate il loro libro Apollo 13. Grazie mille.